Oggi continua, si va avanti, bisogna andare avanti, bisogna rafforzarlo ancora di più, quindi faccio un invito a tutti di essere vicini, vicino a questa amministrazione, vicino alla struttura, vicino alla banca, vicino a 100 famiglie che lavorano nella banca, perché non lo dimenticate, ci sono 100 ragazzi che lavorano nella banca, quindi con un indotto esterno che fa paura. E allora noi dobbiamo lavorare per difenderla, per renderla più forte, perché abbiamo un obbligo morale nei confronti dei dipendenti, dei soci, dei clienti, dei nostri figli, non lo dimenticate, dei nostri figli che troveranno qualche cosa da poter utilizzare, usufruirne di queste cose, perché su queste cose non c'è niente, non c'è niente. Quindi io questo è l'invito, scusate se mi faccio pigliare dalla foca, perché io ci tengo, e chi vi parla col cuore in mano, perché è una cosa che veramente l'ha vista nasce, sono un socio fondatore di questa istituzione, e penso di arrivare a vederla ancora più grossa, perché la mia unica soddisfazione è quella di vederla crescere, vederle che tutti quanti la possono utilizzare e servirsi, e dire abbiamo una grossa banca nel nostro territorio. Questo è quello che io spero che gli altri capiscono e che facciano e che portano questo messaggio in tutte le famiglie. Deve essere questo il messaggio, perché è una banca forte, è una banca che ha le spalle per sopportare tutte queste dicerie che si dicono. Non c'è nessun problema economico, non esiste, non esiste. Anzi, vi dirò di più, consentitemi uno sfogo. Quando si parla, perché c'è anche una concorrenza sleale, che non si fa soltanto dicendo delle cose ed è concorrenza sleale, si fa anche portando, perché non capisco il perché di un'apertura di un altro sportello a Vallo delle Lucane. Si dice in giro che dietro a questa banca di Rossigno ci sia l'ex di cui abbiamo parlato. Si dice, però io non ne ho la certezza, però è una voce di popolo. Io non faccio altro che riferire questo. E allora, se si voleva bene effettivamente a questa banca, questi tipi di operazioni, questa operazione in particolare, e tutti quegli attacchi veramente fatti in un modo continuo e martellante presso queste istituzioni, non servono alla banca. Anche perché questi articoli, diciamo, che sono arrivati a qualche giorno dalla inaugurazione. Non servono alla banca. Non servono alla banca. Alla banca serve tranquillità, serenità. Perché la forza ce l'ha economica, ma serve di stare ancora più tranquilli e più sereni. Quindi io invito tutti a essere un poco più attenti, più ragionevoli e più vicini alla struttura. Lasciamo stare, non esistono gli scontri personali, e io mi riferisco anche a quel discorso fatto, che lo ringrazio, al dottor Marino della BCC di Acquara, in cui ha parlato di conflittualità fra soci. No, dottore Marino, non c'è conflittualità fra soci, c'è una conflittualità da parte una famiglia, da parte la banca, e basta, questa è tutta la conflittualità, e i dati delle assemblee precedenti ne danno la dimostrazione. E ti ringrazio per l'espressione che hai usato, che questa banca ha le spalle per poter sopportare tutto quello che stanno dicendo. Ti ringrazio e ringrazio tutti voi per avermi permesso di dare questo messaggio, e ringrazio tutti coloro che ascolteranno e che ne faranno buon uso di queste parole, perché l'onestà e la trasparenza, vi posso garantire che è residente in quella banca, è residente in chi amministra, è residente nella direzione generale e nei dipendenti di questa banca. Abbiate fiducia, perché la banca è sana, è sana.